Ciao ragazzi, io sono Ross e in questo video faremo insieme un automassaggio alla schiena con il foam roller. Di foam roller ne esistono di due tipi, ne parlo in questo mio vlog che trovate qui oppure trovate il link qui sotto nell'info box. Ora prendete il tappetino e il vostro foam roller e cominciamo! Iniziamo insieme questa routine di esercizi per automassaggiarci la schiena con il foam roller. Partiamo dalla parte bassa della schiena, dai lombari, per poi passare alla parte alta. Ci mettiamo in questa posizione, foam roller sui lombari, gambe su, e andiamo a portare il busto prima da una parte e poi dall'altra. I movimenti devono essere lenti, andate al vostro passo, non dovete sentire troppo male. Se sentite troppo male, allora fermatevi. Respiro. Ora scendo, foam roller sempre in zona lombare e porto il corpo prima giù e poi su. Ancora respiro. Ok, adesso vado a massaggiare la parte alta della schiena. Foam roller qui sulle scapole. Le braccia possono essere o incrociate sul petto oppure mani dietro la nuca o distese. Io le preferisco distese perché riesco a massaggiare anche un po' le spalle. E il corpo va su e giù. Il foam roller arriva più o meno fino a metà schiena. È importante non rimanere in apnea. Adesso foam roller qui dove c'è il collo. Qui movimenti super super ben fatti e lenti. Vado a portare sulla testa e poi giù. Sistemo il foam roller se eventualmente non scivola, perché può essere che scivola o vi dà fastidio, sistematelo e poi partite. E adesso laterale, prima la testa da un lato e poi dall'altro. Respiro sempre. In questo modo andremo a massaggiare anche la nuca, il collo. Ok, su. Se voglio fare un altro esercizio per la zona lombare che prima non abbiamo visto,
più che altro per la zona laterale può essere questo, quindi sempre foam roller zona lombare, ci mettiamo sul fianco e possiamo spostare il corpo da un lato e poi dall'altro in modo tale che andiamo a massaggiare questa zona. Diciamo il fianco. Forza. Movimenti lenti. E respiro. Cambio lato. Ok, altro lato. Tengo il foam roller in questo modo. Non scivola, anche se il tappetino comunque essendo un rullo scappa. Ok, questo erano degli esercizi appunto con il foam roller da fare. Io vi consiglio di farli non subitissimo dopo il workout, ma magari durante il giorno, verso sera, in modo tale che i muscoli si rilassano e magari anche per il vostro sonno, se avete un sonno un po' agitato o non riuscite tanto a dormire, potrebbe essere un buon motivo per riposare bene. Vedremo poi altri esercizi con il foam roller, quindi per le gambe, per i glutei, e piano piano farò pensavo di fare anche dei workout con l'utilizzo del foam roller. Fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate eventualmente di inserire il foam roller in alcuni workout, specialmente per quando facciamo la categoria fit stretch, il workout della categoria fit stretch, perché andiamo a lavorare bene il core, quindi potrebbe essere un valido attrezzo per incrementare il lavoro. Se vi è piaciuto il video, mettete un pollice in su, iscrivetevi al canale YouTube e noi ci vediamo nei prossimi video. Ciao!